Allora, oggi dobbiamo riprendere con i polinomi e dobbiamo continuare con i polinomi e dobbiamo cominciare con le disequazioni. Sui polinomi voglio ancora dire qualcosa. In particolare voglio ripassare quelle che sono le fattorizzazioni principali che avete fatto durante le scuole superiori, però ve le farò collegandole ad alcune più semplici. Allora, se io faccio 1 più x per 1 meno x, questo qua mi fa 1 meno x quadro. Ok? Non è perché a più b per a meno b fa quadro meno b quadro, o meglio, basta sviluppare 1 per 1 fa 1, poi c'è meno x più x che se ne va, e poi x per meno x fa meno x quadro. Quando siete in dubbio nel fare una moltiplicazione, non è che, oddio, la formula qual era? La fai, ci metti un secondo in più e ti togli il dubbio, o no? Quelle formule, tutte le formule di fattorizzazione che avete studiato alle superiori sono fatte per risparmiare un po' di tempo. Se poi vai nel panico e ci vuole un quarto d'ora per ricordarsela, fai prima a svolgere. Chiaro? Se io continuo questo qua fa 1 meno x cubo. Perché? E basta andare a fare i prodotti. Allora qua c'è 1 meno x più x quadro, quando moltiplico per x è tutto spostato in una posizione, quindi c'è più x che se ne va con meno x, meno x quadro che se ne va con più x quadro di prima, meno x cubo, quindi tutti quei termini intermedi se ne vanno e rimangono il primo e l'ultimo. Similmente 1 più x per 1 meno x più x quadro meno x cubo farà 1 meno x alla quarta. Scusate un attimo qua, e più, perché l'ultimo è qua, invece è 1 meno x alla quarta. Quindi abbiamo 1 più x per 1 meno x più x quadro meno x cubo più x alla quarta, fa 1 più x alla quinta e così via. Ok? Sono fattorizzazioni semplici che abbiamo trovato semplicemente facendo la moltiplicazione. Dall'altra parte, forse era meglio iniziare di qua, si ha un fenomeno analogo se come fattore considero 1 meno x. Dall'altra parte comincio a fare 1 più x, ovviamente questi sono gli stessi fattori di prima messi al contrario, quindi fa sempre 1 meno x. Poi continuo, faccio 1 meno x stavolta per 1 più x quadro. Quando vado a fare la moltiplicazione, allora questa è l'unica che faccio per esteso. Allora io avrò 1 più x quadro, quando moltiplico per 1, e poi ho meno x quadro, meno x cubo. Ma vedete che i termini intermedi si cancellano e rimane il primo e l'ultimo. Similmente 1 meno x per 1 più x quadro più x cubo è uguale a 1 meno x alla quarta. 1 meno x per 1 più x quadro più x cubo più x alla quarta è uguale a 1 meno x alla quinta e così via. Se vogliamo scrivere quella generica,
Se vogliamo scrivere quella generica, cosa dobbiamo scrivere? Dobbiamo scrivere qua 1 meno x, qua 1 più x più x quadro più x alla n, e qua ci va 1 più x alla 1 meno x alla n. Okay. E quando moltiplico per 1 vengono tutti col più, quando moltiplico per meno x vengono tutti col meno, quelli intermedi se ne vanno, rimane il primo 1 per 1 e rimane l'ultimo prodotto meno x per x alla n meno x alla n. Ok? Va bene. Allora, questa stessa fattorizzazione. Allora, quella che abbiamo di là, come la possiamo ottenere? In realtà è la stessa fattorizzazione. Se io faccio, pongo per esempio una nuova variabile, la chiamo t, la chiamo meno x, ok? Allora qua cosa mi viene? Mi viene 1 più t, che meno x è t. E qui cosa mi viene? Mi viene 1 meno t più t quadro, perché? Meno, quando faccio il quadrato il meno sparisce, x quadro è uguale a t quadro, poi mi viene meno t cubo, poi cosa mi viene? Più meno 1 alla n per t alla n, perché qua non lo so se viene meno o se viene più, dipende se n è pari o è dispari. Se n è pari viene più, se n è dispari viene meno. Da quest'altra parte cosa viene? Viene 1 meno x uguale a meno t, quindi viene meno 1 alla n più 1 per t, che è uguale a 1 più meno 1 alla n per t. Ok? Perché questo prodotto è uguale a meno 1 alla n? Perché n, n più 1 non conta se sono più grandi, se sono più piccoli, conta soltanto se sono pari, se sono dispari gli esponenti. Se l'esponente è pari, meno 1 elevato a un esponente pari fa più 1, se n è dispari, meno 1 elevato a un esponente dispari fa meno 1. Quindi, quando moltiplico per meno 1, meno 1 è elevato a un esponente n più 1, basta solo cambiare la parità, e la parità la posso cambiare anche togliendoci invece di aggiungere 2. Cioè qua sarebbe n più 2 che è uguale a n. Meno 1 alla n più 2 è uguale a meno 1. Chiaro? Oh, se adesso t lo richiamate x, ottenete esattamente la fattorizzazione generica che possiamo scrivere da questa parte. Non lo faccio, lo fare con l'esercizio. Oh, queste fattorizzazioni qua, allora, questa è la matrice di tutte, diciamo la madre da cui deriva anche questa, per esempio. Ok? Quindi almeno uno può ricordare anche solo questa. Ma questa qua ci dà subito anche la fattorizzazione, la scrivo in questa zona qui. Io non sono ordinatissimo, ma se io vado a fare a meno b per
A alla n più A alla n meno 1 B più A alla n meno 2 B quadro più A per B alla n meno 1 più A per B alla n. Questo non fa altro che A elevato alla n più 1 più B elevato alla n più 1. Questa è quella generale. Facciamo un esempio, lo faccio sotto. Se faccio A meno B per A quadro più AB più B quadro, questo fa A cubo più B cubo. È lo stesso identico principio. Quando moltiplico per A ottengo dei termini, quando moltiplico per B ottengo degli altri termini. Se li sposto di una posizione, tutti i termini, diciamo, intermedi si elidono a 2 a 2 e rimangono il primo prodotto e l'ultimo. Che significa spostare di una posizione? Se faccio A per AB fa A quadro B, se faccio meno B quadro per se faccio meno B per A quadro fa meno A quadro B, che quindi si elide con quello precedente. Qua ho sbagliato, sì. Ho corretto. Chiaro? Ma da dove viene questa qua? Perché questa fattorizzazione è parente a questa? È semplice. Basta scrivere x uguale b su a. Se mettete x uguale b su a e poi moltiplicate tutto per A cubo, ottenete esattamente questa fattorizzazione. Ok? Allora, lo faccio in questo caso particolare. Se io vado a scrivere uno meno B su A per 1 più B su A più B quadro su A quadro, questo è uguale a 1 più meno B cubo su A cubo. Non ho fatto altro che prendere questa e mettere al posto di X B su A. Va bene? Però adesso, se io moltiplico a sinistra e a destra per A al cubo, A al cubo lo scrivo, A la metto qui. E A quadro lo metto, A la metto vicino a questa e A quadro lo metto vicino a questa. Questa da quest'altra parte moltiplico direttamente per A. Fate la moltiplicazione, qua viene A meno B, qua viene A quadro più AB più B quadro, e da quest'altra parte viene A cubo. Quindi capite benissimo che in realtà queste fattorizzazioni sono la stessa cosa. Cioè, da questa è la più importante da ricordare, perché è la più semplice da ricordare. Cioè, quando io moltiplico la somma delle potenze di x dal grado 0 fino al grado n per 1 meno x, che succede? Che quando moltiplico per 1 ottengo tutta la somma delle potenze di x dal grado 0 fino al grado n. Quando moltiplico per meno x ottengo tutta la somma delle potenze di x dal grado 1 al grado n più 1 col meno. Quelle intermedie si elidono, rimane 1 all'inizio e meno x alla n più 1 alla fine. È ovvio. Per trovare l'altra fattorizzazione, quella con il più qua, basta semplicemente prendere x, chiamarlo meno t, ottenere la fattorizzazione e poi richiamare di x. Ok? I nomi delle variabili, siccome sono variabili, posso sceglierli come mi pare. Fate attenzione a non confondere con l'informatica. Se io la t la chiamo meno x, cioè scusate, il contrario, stavolta dovete pensarla come in informatica, cioè uno potrebbe dire in matematica, ma se t è uguale a meno x, poi t non può essere uguale a x, perché se no ottengo x uguale a meno x. No!
io sto facendo una sostituzione cambiando i nomi delle variabili, quindi è come in informatica, è come quando tu diciamo fai l'assegnazione x uguale x più 1, in informatica si può fare. Che cosa significa? Significa che al posto di x ci devi mettere x più 1, devi incrementare tutti i valori della x di 1, no? Se era 3 lo devi far diventare 4, se era 4 lo devi far diventare 5, dopodiché lo puoi richiamare x. Quindi è la stessa cosa. Questo qua, una volta chiamato t, poi si può richiamare l'altro. Ok. Comunque, questa è quella fondamentale, è l'unica da ricordare. Che non è manco da ricordare, basta ricordarsela nei primi 2-3 casi. Perché se tu te la scrivi nei primi 2-3 casi, poi sai scrivere anche quella generale, capisci, no? Che quando vai a moltiplicare per la somma di queste potenze, qua c'è 1, qua c'è meno 1, meno x, e quindi alla fine il primo termine e l'ultimo termine, che sono gli unici che non servono. Da questa deriva questo, scusate, qua c'è meno per lo stesso motivo, perché il primo termine col più, l'ultimo termine col meno, infatti qua c'è meno. Da questa deriva questa, quindi anche qua c'è meno. Infatti qua l'abbiamo scritta correttamente. Ok, andiamo a fare un'ulteriore osservazione. Supponiamo che x sia un numero più piccolo di 1. Un valore assoluto meno di 1. Se io voglio fare questa divisione e la voglio approssimare, queste formule che ho scritto vi danno un modo di approssimarla? Questa formula qui. Allora, se x è più piccolo di 1, quando faccio x quadro, quando calcolo x quadro, x cubo, x alla quarta, eccetera, x in valore assoluto che cosa fa? Diminuisce questo valore, questa quantità in valore assoluto cosa fa? Diminuisce o aumenta? Diminuisce. Quindi possiamo anche supporre che se n è abbastanza grande, questa quantità sia trascurabile. Allora, se la trascuriamo e divido, posso dire che questo è circa uguale a questo, o no? O no? Se io trascuro questa quantità, qua metto circa uguale a 1, perché questo a questo punto lo trascuro, allora 1 fratto 1 meno x è circa uguale a questo. Uno può dire, beh, che significa circa? Beh, significa che è trascurato questo. Quando, durante il corso, riprenderemo questo ragionamento in maniera più precisa, qui scriveremo questa cosa qui, che per adesso non vi posso spiegare, più o piccolo di x alla n. E qua non ci mettiamo più circa, ci mettiamo uguale. Allora, adesso ve lo descrivo in maniera qualitativa. Che significa questa scrittura? Significa che questa è una buona approssimazione. Se ne vuoi una migliore,
che ci dovrei mettere qua? Se io voglio continuare questa approssimazione e renderla più precisa, cosa posso fare? Posso aumentare n, perché se aumento n, qui questa quantità diminuisce, quindi l'approssimazione è ancora migliore, quindi questa è ancora più vicina a 1. Quindi il termine successivo sarà, quale sarà? X alla n più 1, e poi invece di O piccolo di X alla n ci dovrò scrivere O piccolo di X alla n più 1, cioè una quantità, cioè non è proprio uguale, se io tolgo questa devo mettere circa. Questo O piccolo di X alla n più 1, in un senso che verrà precisato meglio durante il corso, significa che la prossima collezione sarà più piccola di X alla n più 1. Se io voglio andare avanti con questa approssimazione. È chiaro questo concetto? Oh! Però torniamo indietro. 1 più X per 1 meno X, quanto fa? 1 meno x quadro, che è minore di 1, almeno se x è diverso da 0. Quindi attenzione, che 1 meno x per 1 più x non fa 1. Infatti 1 fratto 1 meno x fa 1, più x, come vedete, se continuo mi posso, diciamo, posso anche dire che fa circa 1 più x, ma solo se x è molto piccolo. In questo caso sto trascurando già x quadro. Chiaro? Dai x quadro in poi. Se invece x non è troppo piccolo, non posso dire che 1 fratto 1 meno x fa 1 più x. Ci saranno delle correzioni. E questo è un fatto importante. Allora, vediamo un po', perché io questa cosa non la sopporto. Facciamo il solito controllo. Stamattina, uscendo dall'ultima uscita per uscire al casino della superstrada, c'era la solita pubblicità che vedo tutti i giorni di una ditta: sconto IVA. Cosa dovrebbe essere lo sconto IVA? No, lo sconto IVA non è meno 22%. Se per sconto IVA la definizione dovrebbe essere: io ti tolgo l'IVA, è diviso 1.22, e quindi quanto è di più o di meno? È di meno. È di meno. Adesso lo calcoliamo, circa il 18,04%. Però ormai, infatti, ci sono altre ditte che quando hanno fatto lo sconto IVA hanno scritto asterisco asterisco sotto piccolo 18,04%. Perché cosa si intende? Si intende che io ti faccio in realtà l'IVA la devono pagare, non è che non la pagano, però ti faccio il prezzo come se, se al prodotto non avessi applicato l'IVA. Quindi rispetto al prezzo che ti facevo prima devo fare uno sconto diviso 1.22, perché come si calcola l'IVA attualmente del 22%, se tu c'hai un prodotto che, diciamo, vuoi vendere a 100 prima di applicare l'IVA, questo prodotto il prezzo finale sarà di 122, perché devi applicare il 22%. Cioè, se in realtà nessuno lo fa così, perché tutti vendono prodotti a prezzi più o meno interi, insomma, no? Vabbè, a parte il .99, però se vendo un prodotto a 200 euro, l'IVA su quel prodotto non è il 22%, perché se fosse stato il 20%, perché 1 meno 0,22 per 1 più 0,22 non fa 1. Esattamente per lo stesso motivo. Ok? Allora, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare 1 fratto 1 più x, dove x
è uguale a 0,22. Allora andiamo a vedere se queste formule ci aiutano. Allora qui quanto fa? Fa 1 meno x più x quadro. Per adesso lasciamo i puntini. Cominciamo a vedere x quadro. Noi cosa vogliamo calcolare? Vogliamo calcolare quanti... Ecco, vogliamo vedere se è 18,04. Allora, per fare calcolare se è 18,04 dobbiamo arrivare alla quarta decimale, perché per cento è stato moltiplicato il numero che dobbiamo calcolare qui, meno x più x quadro, dovrà essere 0,1804. Allora, cominciamo a calcolare x quadro. X uguale 0,22, x quadro quanto fa? Fa 0,0, allora 484. Qua dobbiamo calcolare, allora abbiamo visto che, beh, questo è preciso, arriva alla quarta decimale, però ci sarà ancora, non possiamo trascurare il cubo, probabilmente ci avrà dei termini prima della quarta decimale, quindi dobbiamo calcolare anche x cubo. Andiamo a calcolare x cubo, che però viene col meno, qua meno x cubo. Allora, quanto fa x cubo? Devo fare 484 per 22. Allora, vediamo un po'. 4 e porto 2. Dovrebbe essere questo, vediamo se ho fatto bene. Controlliamo. Oggi ho fatto parecchi errori, perciò controllo. No, adesso quanto fa quindi x cubo? Oh, mi devo ricordare degli zeri, cioè di dove mettere la virgola, quindi questo è 0,010648. Ok? Questo è x. Quindi vedete, prima della quarta decimale siamo ancora a 106. Se noi vogliamo approssimare alla quarta decimale dobbiamo calcolare anche x alla quarta. X alla quarta lo faccio con la calcolatrice, faccio prima, ormai l'ho fatto, l'ho chiamata, 10, 6, 4, 8. E vabbè, faccio prima per modo di dire. Per 22. Quindi questo fa 0,002346 per 22 x alla quinta, lo scrivo qua, fa 0,000 stavolta 5136. Vabbè, non le scrivo tutte perché x alla 6 farà 0,0001. E così via. Diciamo che le approssimo alla settima decimale tutte quante, no? Questa alla settima decimale viene qua. Adesso che devo fare? Quelle con, diciamo, quelle con x, x cubo e x alla quinta hanno il meno, quindi le posso sommare tra loro perché sono
sono, hanno lo stesso segno, quindi devo fare 0,22 0,01 0,106 48 e x alla quinta 0,00 0,513 mi sono fermato alla sesta, non no, sono fermato alla sesta, non alla sesta. Ok? Questo è x più x cubo più x alla quinta, quindi viene 0,23 11,61. Questo è x, x cubo, x alla quinta, circa. Ma queste sono uguali, queste circa, quindi x più x cubo più x alla quinta, ok? Andiamo a fare, adesso facciamo x quadro più x alla quarta più x alla sesta, che deve fare, x quadro fa 0,0484 più x alla quarta 0,002342 e x alla sesta fa 0,00113. Facciamo la somma, questo viene circa 0,050855. Ora dobbiamo fare la differenza. 23 23 1161 meno 50855 fa 18 0306, quindi da x più x cubo più x alla 5 meno x quadro meno x alla 4 meno x alla 6, cioè lo sconto applicato è circa 0,18 0,306, quindi a noi è venuto 18,03. Può darsi che abbiamo fatto qualche errore, x alla quinta è 5,153, questo è l'errore, x 5, 1, 5, 3 qua 1 5, 1, poi 5, 3 qua sì. Vabbè, però qua non è che cambia tanto, perché ci metto 5 diviene 0,63, quando vado a fare la differenza sì dovrebbe venire 0,8 qua. Comunque non è importantissimo, se io faccio 1 diviso 1,22, no, è giusto, perché viene lo sconto è 18,03 17 euro, quindi è più vicino a 18,03, perché la ditta aveva indicato 18,04. Che se trovava il pignolo che si andava a fare il conto, dice no, io ti ho fatto di più. Chiaro? Allora, capiamo un'altra cosa però. Perché molte ditte dicono sconto IVA 22%? In effetti ci rimettono, stanno a fare uno sconto maggiore. Notate però che la ditta non è scema. La ditta quando dice, quando ti applica il 22% di sconto, ti dice sconto IVA grande così meno 22%. Quando la ditta ti applica lo sconto IVA corretto, calcolato come andrebbe calcolato, con la definizione di sconto IVA,
te lo mette l'asterisco e meno 18,04% te lo scrive piccolo piccolo. È chiaro? Perché? Perché non esiste solo la matematica, esiste anche la psicologia, cioè l'IVA è una tassa molto odiata. Allora, loro ti dicono che è meno 22%, siccome per le persone sì, più 22, meno 22, applicare queste due operazioni sono una in mezzo all'altra, e non è così. Perché non è che io aggiungo 22% e tolgo 22% di una quota fissa. Un esempio simile è questo: se domani le azioni salgono del 50% e dopodomani le azioni perdono il 50%, allora l'investitore è contento, vabbè, una volta ho guadagnato il 50%, una volta ho perso il 50% sta bene. No, non sta bene, perché da 100 il primo giorno guadagno 50, 150, il secondo giorno perdo il 50% di 150 e quindi torno a 75, quindi alla fine ho perso il 25%. E non siccome la moltiplicazione è commutativa, non cambia se voi invertite. Quindi se io oggi perdo il 50%, da 100 passo a 50 e domani guadagnerò il 50% di 50, vado sempre a 75. È chiaro questo? Ok. Però quando la ditta applica sconto IVA dice meno 22%, matematicamente non è corretto, se vogliamo rispettare la definizione che io tolgo una quantità pari a quella che metterei dell'IVA. Chiaro? Però scrivono così, scrivono grande che ti stanno facendo il 22% di sconto, però per farti vedere, ah, è come se non pagassi le tasse, insomma questa è la cosa psicologica. Tu sai, psicologicamente, ah, è come se io non pagassi le tasse. Però, perché a me dà fastidio? Perché questo aggiunge confusione mentale. Perché io quando vi ho chiesto quanto è lo sconto IVA, voi subito, ah, 22%. Poi ho detto, rifletteteci, ah no, è diviso 1,22. Cioè questa cosa rimane piantata in mente, allora induce degli errori nelle valutazioni. Allora, quando noi parliamo di spirito critico, io per esercitare lo spirito critico devo avere gli strumenti per capire se una cosa è giusta o no. Perché adesso questa è una cosa semplice, ma ci sono altre valutazioni più complicate che vanno fatte in maniera articolata. Io le posso fare correttamente solo se parto da basi solide. Se parto da cose dette che non hanno alcun valore, arriverò a cose che non hanno valore. Chiaro? Ok. Allora, questo è quello che volevo aggiungere sulle fattorizzazioni. Mi sono dilungato un po' troppo, cerchiamo di recuperare un po'. Allora, adesso dobbiamo iniziare le disequazioni. È opportuno iniziarle dai polinomi. Perché? Allora, supponiamo di avere una disequazione che coinvolga un polinomio di secondo grado. Allora, tutte le disequazioni si possono sempre, allora se io ho un'espressione, che ne so, f di x, per esempio maggiore o uguale di g di x, io intendo dire trovare le x sull'asse reale per cui questa espressione è vera, ok? Posso però sempre scriverla questa espressione come f di x meno g di x maggiore in quel caso di 0. Cioè porto tutto da una parte, quindi posso sempre scrivere come una funzione maggiore di 0 o meno di 0. Quindi posso sempre ridurmi a questo caso. Allora,
questa la chiamo con un altro nodo, la vediamo di nuovo f, ottengo f di x maggiore di 0. Quindi per studiare una disequazione basta studiare la disequazione in cui si imponga che una funzione sia maggiore o uguale, minore, a seconda della disequazione che volete studiare, di 0. Allora, cominciamo con i polinomi. Quindi se io prendo un polinomio, cominciamo a studiare questa disequazione qua, p di x maggiore di 0. Cominciamo, il grado 1 ve lo risparmio, spero che lo sappiate fare. Vabbè, ve ne faccio una col grado 1. 3x più 1 maggiore di 0, anzi facciamo meno 3x più 1 maggiore di 0, se e solo se meno 3x è maggiore di meno 1, se e solo se x è minore di un terzo. Allora, qui tutti i passaggi sono se e solo se, cioè questa scrittura è equivalente a questa, che è equivalente a questa. Uno dice: come faccio a controllare? E prendete un punto minore di un terzo. Se io prendo un punto minore di un terzo, per esempio 0, 1 viene maggiore di 0? Sì. Se prendo un punto maggiore di un terzo, per esempio 1, meno 3 più 1 viene maggiore di 0? No. Quindi sembra corretto. Poi vedremo che questo controllo in effetti è preciso. Sembra corretto. Qua cosa ho applicato? Ho applicato i due principi delle disequazioni, che poi sono parenti ai principi dell'equazione. Sono la stessa cosa, sostanzialmente. Però c'è una sfumatura in più. Allora, la prima cosa è che quando io... Allora, equazione significa che io ho due piatti della bilancia e questi stanno in equilibrio. No? Questa è un'equazione. Allora, di qua, questo deve stare a metà, e di qua c'è la stessa quantità. La bilancia non pende né di qua né di là. Chiaro? Questa è l'equazione. Allora, che succede se io aggiungo un peso di qua e un peso di là uguale? X più 1, x più 1. Niente, ma anche se aggiungo 2, ma anche se aggiungo una quantità y, x più y sarà sempre in equilibrio. Basta che la quantità che aggiungo sia la stessa di qua e di là. Disequazione significa che qua, che ne so, c'è x e qua c'è una quantità maggiore di x. Qua c'è un peso, qua ci sta una cosa più grande. Ma se aggiungo 1 da tutte e due le parti, che succede? È che se questa è la maggiore di x, aggiungendo 1 sarà maggiore di x più 1. Cioè, aggiungendo la stessa quantità, il disequilibrio permane. È ovvio questo, no? Quindi, aggiungendo ad ambo i membri di un'equazione la stessa quantità, l'equazione non cambia. Aggiungendo ad ambo i membri di una disequazione la stessa quantità, la disequazione non cambia. Questo vale per tutte e due, equazione e disequazione. Quindi, qua cosa ho fatto? Quanto ho aggiunto ai piatti della bilancia? Meno 1 più 1 qua se ne va, qua compare. Mentalmente voi non fate questo, mentalmente voi prendete uno e lo portate dall'altra parte, cambiate segno. Però è la stessa cosa che aggiungere meno 1 di qua e di là. Lo fate portando dall'altra parte, cambiando segno, per comodità mentale, perché siete abituati a fare così. Ma è giusto, perché risparmiate tempo. Però il significato è quello di aggiungere meno 1 di qua e di là. Adesso, che cosa succede? Torniamo a x. Cosa succede se io raddoppio i pesi di qua e di là? Niente, l'equazione non cambia. È chiaro?
E che succede se raddoppio i pesi di qua e di là? Qua viene 2x e se quella era maggiore di x, raddoppiando i pesi diventa maggiore di 2x. Il doppio è il doppio di se a è maggiore di b, 2a è maggiore di 2b. Raddoppiamo, anzi 4 è maggiore di 3, la differenza è 1, raddoppiamo 8 e 6, la differenza raddoppia pure lei. Ok? Va bene. Oh, però per l'equazione questo vale anche se moltiplico per un numero negativo. Cioè avevo x uguale a x, qua siccome sto facendo la metafora usando la forza peso, a questo punto dovrei prendere la bilancia che tira verso l'alto, quindi non viene bene la metafora. Però se x è uguale a meno x, se moltiplico per meno 1, meno x, se x è uguale a x, anche meno x è uguale a meno x, no? Quindi anche qui moltiplicando per un numero negativo l'equazione non cambia. Qua però moltiplicando per un numero negativo che succede? Se qua c'era 4 e qua c'era 3, moltiplicando per meno 1, qua c'è meno 4, qua c'è meno 3. Quindi l'equazione, la disequazione ha cambiato verso. Oh. E questa è la fonte di tanti guai per la vostra, anche la mia testa, insomma, perché uno moltiplicare per meno 1, insomma, cambiare verso deve cambiare, si deve ricordare che ha cambiato, poi cambia un'altra volta, poi perde il conto. Qua è facile perché c'era solo una cosa da fare. Quindi quando io qua ho diviso per meno 3, meno 1 fratto meno 3 fa un terzo, però non è x maggiore di un terzo ma x minore di un terzo. Infatti ho detto andate a verificare la soluzione. Dice ma come faccio a verificare? Quelle le posso mettere qua un pezzo? Dico, intanto pigliane 1. Prendi x minore di un terzo, 0, funziona. Se prendo x maggiore di un terzo, la disequazione non funziona. E quindi effettivamente questa disequazione sembra funzionare per x minore di un terzo. Anche perché per me qua il punto del contendere era se ero sbagliato o meno a invertire il verso. Perché il resto è chiaro che 1 fratto 3 fa un terzo, o almeno 1 fratto meno 3 fa un terzo. Quindi non è il punto se è un terzo, un quarto, un quinto. Il punto era se è maggiore o minore. Io ho detto minore perché mi ricordavo la regola, ma vi ho detto pure come verificarla. Però mettiamoci un attimo l'equazione. Adesso questo è ovvio, no? Perché abbiamo detto io o divido o moltiplico e divido per un numero diverso da 0 o aggiungo la stessa quantità eccetera eccetera, l'equazione non cambia. Quindi qua siamo tutti d'accordo, tutti quei problemi che abbiamo visto prima non ci stanno. Nel momento in cui metto maggiore qua, beh, intanto sapete che se qua c'è maggiore o uguale, di qua ci sarà maggiore uguale, ma, o minore uguale, maggiore uguale o minore uguale. Qua essendoci maggiore stretto, qua ci sarà maggiore stretto o minore stretto, qua ci sarà maggiore stretto o minore stretto. Se io non mi interesso dei vari passaggi, ma dico qua o mi viene maggiore stretto o mi viene minore stretto, faccio la prova a 0 meno 3x più 1 è maggiore di 0? Sì. 0 com'è? È minore di un terzo. E allora qua, se qua ci metto maggiore, vabbè, qua se voglio fare la prova di intermedia meno maggiore, ma a me non interessa, se io vado direttamente a controllare alla fine, qua deve venire minore. Cioè non mi interessa fare i conti intermedi, io vado, i conti li faccio con l'equazione. Poi ci metto il verso della disequazione, alla fine uno di due versi mi deve venire. Faccio la prova e vedo qual è quello giusto. Facciamolo con una disequazione di secondo grado.
Allora, facciamo 3x quadro più 4x più 1. Io voglio sapere quando questo viene maggiore di 0. Anzi, quando viene maggiore o uguale a 0. Allora, non mi interessa la disequazione. Io riscrivo e studio l'equazione. Perché studio l'equazione? Perché è più facile. Allora, applichiamo la formula, poi la dobbiamo ricavare sta formula. X uguale meno 2, applichiamo la ridotta, meno più la radice di 4 meno 3 fratto 3. Quindi viene meno 2 meno 1 fratto 3 viene meno 1, meno 2 più 1 fratto 3 viene meno 1 terzo. Questo perché 3x quadro più 4x più 1 è uguale infatti a x più 1, infini, se una radice è meno 1 deve essere divisibile per x più 1. E cosa rimane quando andate a moltiplicare? È facile verificare che viene 3x più 1. 3x che viene 3x quadro qua, e più 1 perché qua deve venire 1. Infatti se fate adesso il prodotto in croce, x più 3x viene 4. Allora vedete che questa mi dà la radice meno 1 e questa mi dà la radice meno 1. E poi ci siamo fino a qui. Dice ma mi devo ricordare la formula di secondo grado, però poi vedremo, anzi hai fatto pure la ridotta, quindi figurati, mi devo ricordare pure la ridotta. Poi la ricaviamo pure la formula di secondo grado. Comunque qua se voglio scrivere se e solo se devo scrivere x uguale a meno 1 oppure x uguale a meno un terzo, perché le soluzioni sono in questo caso due. Chiaro? Questa equazione ha due soluzioni. Ora, è vero che anche qua, appunto, ho usato un fattore mnemonico, cioè la formula risolutiva per l'equazione di secondo grado, però è anche vero che potevi fattorizzare, però è anche vero che te la puoi trovare anche a mano la fattorizzazione, in qualche modo, se trovi una radice trovi subito anche l'altra. Se io ci metto meno 1 vedo che fa 0 e allora divido per x meno 1 con un finito. Ci sono tanti modi. Ok, ma una volta che ho queste radici la disequazione per quali valori è soddisfatta? Per x uguale a meno 1 e x maggiore di meno 1. Perché sono esterni all'intervallo delle radici e perché questo coefficiente è più. Ecco, questa applicazione però della memoria mi piace di meno. Perché mi piace di meno? Se è fatta con una certa logica, sì, questa è una parabola che gira verso l'alto, allora io voglio maggiore o uguale di 0, quando fisso le radici andrà verso l'alto esternamente. Allora ci posso anche stare, ma se è fatta applicandolo mnemonicamente, magari l'applico quando qua ci sta meno al primo termine e sbaglio. Allora come posso fare? Io ho la mia retta, qua c'ho meno 1 e qua c'ho meno un terzo, ok? Innanzitutto già lo so, essendo una disequazione di secondo grado, che o sono valori esterni all'intervallo delle radici o sono valori interni. Allora cosa faccio? Ci metto un valore 0. È facile metterci 0, no? 0 la disequazione è soddisfatta o no? Sì, perché 1 è maggiore o uguale a 0. Quindi se è soddisfatta in 0, se
se è soddisfatta in 0, è soddisfatta in tutta questa zona, perché se non fosse soddisfatta in questa zona, è, a un certo punto, se io passo da maggiore uguale 0 a meno uguale 0, a un certo punto avrebbe dovuto soddisfare l'equazione. Invece in questa zona, punti che soddisfano l'equazione non ce ne sono, devo arrivare a meno un terzo per avere soddisfare l'equazione. Quindi intuitivamente dovrebbe essere per valori esterni all'intervallo delle radici, però lo possiamo anche verificare, perché se io ci metto meno 2, qua mi viene 4 per 3 è 12, meno 8 fa 4, più 1 fa 5, sta a posto. Allora uno dice, vabbè, facciamo ancora la ronda prova, non sono ancora convinto, ci mettiamoci meno un mezzo. Se ci metto meno un mezzo, qua mi viene 3 quarti a meno 2 meno 1, meno 2 più 1 fa meno 1, 3 quarti meno 1 è negativo. Quindi il segno di quel polinomio è qua è positivo, qua è positivo e qua è negativo. Io cosa vado trovando? Vado trovando quando il segno è positivo o nullo, quindi le soluzioni sono x appartenente a meno infinito meno 1 incluso unito meno un terzo più infinito. Questa è la notazione usuale per indicare le semirette, oppure dite x minore o uguale di meno 1 oppure x maggiore o uguale di meno 1, che significa valori esterni all'intervallo della radice. O scrivo così in matematica, o scrivo così, è la stessa cosa. Ci siamo fino a qui? È difficile? No. Allora facciamo una disequazione più complicata, sempre basata su polinomi di grado 1. Allora io faccio x quadro meno 4 fratto x quadro più x in valore assoluto diciamo, anzi faccio 4x quadro meno 1 questo maggiore di 2. Se vi do questa disequazione, adesso vi mettete le mani nei capelli perché non sapete da che pesci via. Mazza, era una funzione razionale fratta, questa è una funzione razionale, poniamo il numeratore, poniamo il denominatore, col modulo fuori, era col modulo e io non lo sapevo. Studiamo l'equazione. Questa la sapete fare. Se il modulo è uguale a 2, ci sono due possibilità. O 4x quadro meno 1 fratto x quadro più x deve fare 2, oppure 4x quadro meno 1 fratto x quadro più x deve fare, quanto deve fare? Meno 2. Se il modulo fa 2, se il valore assoluto fa 2, quella quantità o fa 2 o fa meno 2. Valore assoluto uguale a 2 significa che se ci do quel segno deve fare 2. Quindi se devo studiare questa equazione, se devo studiare questa equazione, quello che sta all'interno del valore assoluto o deve fare 2 o deve fare 1. Ora uno può dire, ma io questa comunque è complicata perché c'è la funzione razionale, perché non sai moltiplicare. Questa qua è parente a questa. O no?
dice, no, però moltiplicato, non sta attento se questo è diverso da 0. Allora, innanzitutto te lo puoi calcolare quando è questo uguale a 0. Quando è che questo è uguale a 0? O quando x è uguale a 0, quando x è uguale a meno 1. Perché questo è x per x più 1. Le radici si calcolano facilmente. Ma non c'è bisogno in realtà. Tu cosa fai? Prima ti risolvi questa. Se poi una delle radici la vai a sostituire qua dentro e sotto ti viene 0, allora la devi scartare. È chiaro? Cioè, se quando moltiplichi, è vero che dice se io moltiplico per 0 posso introdurre delle soluzioni spurie. Ma le soluzioni quante sono? Questo è un polinomio di secondo grado, quindi le soluzioni saranno 2. È difficile controllare due soluzioni? No, se una è spuria la togli. Cioè il concetto? Io non neanche vedo. Cioè mi calcolo le soluzioni, prendo le due soluzioni, le metto dentro, se una è spuria, via. È chiaro? Non è che è difficile. Però è un concetto elaborato perché dice moltiplicare per 0 cosa può fare? Può introdurre soluzioni spurie, ma qua le soluzioni al massimo ne restano 2, le prendo, le controllo e se ce n'è una spuria la tolgo. Viene da un ragionamento, non è che una regola da ricordare a memoria. Ok, andiamo a fare questa equazione qua. Quindi qua cosa viene? Viene 2x quadro meno 2x meno 1 uguale a 0. Allora, quindi viene x uguale a 1, applico la ridotta, meno più la radice di 3, perché sarebbe il quadrato di 1 che fa 1, meno meno 2 che fa 3, mezzi. Queste sono le due soluzioni. Di quella di sopra sono uguali a 0 o 1? No. È opportuno andarla a sostituire? Sì. Se io devo perdere 2 minuti, perdiamoli andando a sostituirne una. Se funziona una, funzionerà pure l'altra, probabilmente. Allora, se io prendo x uguale 1 più radical 3 mezzi, x quadro quanto fa? Fa quarti, faccio il quadrato di questo più il quadrato di questo, fa 4 più 2 radica 3. Quindi 4x quadro meno 1 quanto fa? Devo moltiplicare questo per 4, ci devo togliere 1, fa 3 più 2 radica 3. X quadro più x, quando vado a fare la somma qui, qua intanto semplifico per 2, quando vado a fare la somma viene 1 mezzo più 1 fa 3 mezzi, quando vado a fare la somma di qua viene più radical 3. Lo vedete che viene la metà di questo? Quando faccio il rapporto mi viene 2. Se è corretta questa, al 99% è corretta quella, quindi è inutile questo controllo, l'altro controllo è inutile da fare. Quindi questi sono due valori, i due valori della x per cui è soddisfatta questa equazione. Ci basta? No, perché noi dobbiamo anche soddisfare, diciamo, le soluzioni di questa sono le soluzioni di questa, ma anche le soluzioni di questa. Ok? Bene. Andiamo a risolvere l'altro. Quindi abbiamo 4x quadro meno 1 uguale meno 2x quadro meno 2x stavolta. Quindi stavolta abbiamo 6x quadro più 2x meno 1 uguale a 0. Quindi stavolta x uguale meno 1 meno più la radice di 7 fratto 6. Anche qui è opportuno controllare. Allora, x quadro, prendiamo quella col più,
allora, prendiamo x uguale meno 1 più radical 7 sesti, x quadro, vai il quadrato di questo più il quadrato di questo fa 8 meno 2 radical 7 fratto 36. Adesso che devo fare? Devo fare 4x quadro meno 1 e fa i noni, quando faccio 4 poi viene 9, semplifico, 8 meno 9 fa meno 1 meno 2 radical 7. Se invece di sotto faccio x quadro più x in 36esimi devo fare meno 6 più 8 fa meno 2, più 2, e poi qua devo fare meno 6 meno 2 fa meno 8. Vediamo un po'. Allora, se io vado a fare aspettate un attimo, se faccio x quadro più x, questi sono 6, no, qua è più 4, perché qua devo fare per meno 6, meno 6 più 8 fa più 2, qua devo fare, scusate, per 6, qua devo fare 6 meno 2 che fa più 4. Se qua andate a vedere in 36esimi, qua viene meno 4 meno 8. Adesso quando vado a fare il rapporto, 36 e 36 se ne fa, se ne va, meno 4 meno 8 radical 7 fratto 2 più 4 radical 7 è meno 2. Quindi effettivamente l'equazione è così. E quindi adesso prendiamo la nostra retta, qua ci mettiamo 0, dobbiamo cominciare a segnare questi 4 punti. Allora, dove stanno questi 4 punti? Cominciamo a segnare questi che sono più facili. Radical 3 sta tra 1.7 e 1.8, quindi qua siamo tra 2, per esempio 1 più radical 3 sta tra 2.7 e 2.8, quando vado a dividere per 2 sta circa intorno a 1.4 circa, questo è 1 più radical 3 mezzi. 1 meno radical 3 mezzi sta a circa meno 1.7 qualcosa fratto 2, sta a circa meno 0.4. 1 meno radical 3 mezzi, ma questo è 1 e questo è l'altro. Ok, poi io so che in questi punti qua, se mi vado a calcolare questo rapporto, viene 2, con valore assoluto poi rimane 2. Poi dobbiamo andare a segnare quegli altri due punti, che sono meno 1 più radical 7 sesti, radice di 7 sarà tra 2 e 7 e 2 e 8, 2 e 6, tra 2 e 6 e 2 e 7, quindi meno 1 più radice di 7 farà circa 1.6 1.7, quando vado a dividere per 6 però e viene meno di 0.3,
quindi stiamo da queste parti qua. Questo è il punto meno 1 più radical 7 sesta. Potete calcolarlo con la calcolatrice se volete. L'importante è come sono messi in ordine. Infine, quindi lo metto qua sotto, lo segno qua sotto. L'altro, meno 1 meno radical 7 sesti, meno 1 meno 1.6.7 fa meno 2.6 meno 2.7 fratto 6, vediamo un po', meno, allora qua bisogna stare un attimo attenti perché bisogna vedere in maniera più precisa perché sono molto vicini. Allora, chi è più grande? 1 meno radical 3 mezzi oppure meno 1 meno radical 7 sesti. E qua bisognerebbe, ci vuole la calcolatrice buona, non lo fa, cambiato telefono poco, non ce l'ho. Però avevamo detto che questo era 1 meno radice 3, calcolare qui, facciamo meno 0,36, questa prima sinistra. Questo? Sì. Questo qua dovrebbe venire un po' più piccolo. 0,27. Meno 0,27. Questo qua come fa a venire positivo se sono tutti e due negativi? Vabbè, ho capito, faccio da me. Allora, aspettate, allora 1 meno radical 3 è compreso tra meno 0.7 e tra meno 0.8 e meno 0.7. Quando divido per 2 è compreso tra meno 0.4 e meno 0.35. Intanto abbiamo fissato questo. Poi radical 7 è compreso tra 2,6 e 2,7. Anzi, in realtà lo so come fare in maniera più precisa, però vediamo se mi basta questo. Adesso 1 meno 1 meno radical 7 è compreso, ah no, vabbè, avevo sbagliato prima, quindi è tra meno 3,6,7 e meno 3,6. Quando vado a dividere per 6, ho sbagliato il segno dell'1, quindi quando vado a dividere per 6 questo è già meno 0,6, quindi questo qua sta sicuramente a sinistra. Quindi di poco, ma questo qua è meno 1 meno radical 7 mezzi. Ok? Quindi vedete, se uno le cose le scrive, è chiaro che a mente uno può fare errori, però se uno le cose le scrive, questo punto sta qua. Ok? Oh, ma ricordatevi che questo è circa tra meno 0,3 e meno 0,4. Insomma, questo è prima di meno un mezzo. Cioè, è più grande di meno un mezzo. Questo qua, quando divido per 6, è minore di meno un mezzo. Bastano questi quattro punti? No. Bastano questi quattro punti? No. Perché? Ci devo mettere anche dove si annulla questo denominatore. I punti dove si annulla il denominatore li segno con una crocetta, sono 0
pi meno 1. Adesso cosa devo vedere? Devo andarmi a prendere, a me interessa maggiore di 2? Allora è inutile che vado a prendere questi 4 punti, perché in quei 4 punti quella quantità già l'ho calcolata e fa esattamente 2. No? Qua la frazione mi fa 2, qua la frazione mi fa meno 2, quando passa per l'assoluto mi fa 2. Ho calcolato prima. Cosa devo prendere? Devo prendere un punto in ogni zona. Se voi andate a vedere questa retta, è separata in tante, in due semirette e tanti intervalli da questi punti. Allora, per esempio, prendiamo, qua siamo a meno 1. Ci posso mettere meno 1? No, perché se no il denominatore viene 0 non posso calcolare. Ci metto un numero a sinistra di meno 1, per esempio meno 2. Se ci metto meno 2, qua quanto viene? Meno 2 al quadrato fa 4. Per 4 16, meno 1 fa 15. Sotto viene 4 meno 2, che fa? 2. 15 mezzi fa 7 e mezzo. Il valore assoluto fa 7 e mezzo, è maggiore di 2. Allora questa zona mi interessa tutta qua. Fino a qua. Poi andiamo a metterci un numero qua in mezzo. Per esempio, quanto ci posso mettere? E questo era tra meno 0,7 e no, scusate, era tra meno 0,6 e meno 0,6 qualcosa. Ci posso mettere, per esempio, meno 0,9. Allora, se ci metto meno 0,9, meno 0,9, che succede? Qua c'è meno 0,9 più 0,81 fa meno 0,09, un numero abbastanza piccolo. Qua invece quanto viene? 4 per 0,81 fa 3,6, fa 3,24, meno 1 fa 2, insomma è un numero molto più grande, il rapporto viene molto grande in realtà, e quindi anche questa zona mi interessa. Cosa era successo? Mi interessa perché? Perché c'è il modulo. Perché in realtà sotto viene un numero negativo. Se ci metto meno 0,9 più x quadro viene un numero piccolo ma negativo. Qua viene un numero molto più grande. Il rapporto viene molto grande, sicuramente maggiore di 2, ma verrebbe, diciamo, verrebbe, perché c'è il modulo, altrimenti verrebbe molto grande ma negativo. Molto grande il modulo ma negativo. Quindi questa zona pure mi interessa. Poi ci devo mettere un numero compreso tra questo e questo. Se vi ricordate, questo era minore di meno un mezzo, questo era maggiore di meno un mezzo, ci vado a mettere meno un mezzo. Quando ci vado a mettere meno un mezzo, il quadrato fa un quarto per 4 fa 1, 1 meno 1 fa 0, qualunque cosa venga sotto, 0 fratto qualunque cosa fa 0, e quindi anche questo fa sempre 0. Non è, quindi questa zona non mi interessa da questo punto. Poi mi interessa, devo prendere un numero tra questo punto qui e 0, per esempio meno 0,1. Se prendo meno 0,1, qua fa un centesimo, 4 centesimi meno 1 fa meno 0,96, qua viene meno 0,1 più un centesimo meno 0,09, quindi sono 9 centesimi, sopra è quasi 1, fratto una cosa che è minore di un decimo, questo rapporto viene circa 10, comunque sicuramente è maggiore. Se voi fatelo, io me la cavo a mente, ma voi dovete fare. Quindi questa zona qua mi interessa un'altra volta. Poi mi interessa un numero da quest'altra parte, però più piccolo di meno 1 più radical 7 sesti. Meno 1 più radical 7 sesti
era 0,1 va bene, ma se ci metto 0,1 cambia poco, perché qua viene meno 0,04, scusate, più 0,04 meno 1 meno 0,96 come prima, perché c'è x quadro sotto, invece di essere un decimo è poco più di un decimo. 0,96 fratto poco più di un decimo, invece di fare circa 10 vale circa 8, ma sempre maggiore, quindi anche questa zona qua mi interessa. Poi ci devo mettere un numero tra questo e 1, no scusate, tra questo e ah no, tra questo e 1, perché 1 ce lo posso fare. Quindi per esempio un mezzo, 4 per un, per un quarto fa 1, 1 meno 1 fa 0, questa zona qua non mi interessa, fino a 1 non mi interessa. Adesso mi serve un numero tra 1 e 1,4 e ci mettiamo 1,1. Se ci vado a mettere 1,1, qua viene 1,21 il quadrato, 4,84 meno 1 fa 3,84, fratto, che è minore di 4, 1,1, il quadrato pure è maggiore di 1, quindi è maggiore di 2, minore di 4, fratto maggiore di 2, sono tutti e due positivi, viene minore di 2, quindi vado su. Questa zona qua non mi interessa. Adesso mi serve un numero maggiore di 1 più radical 3 mezzi, per esempio 2. Quando ci metto 2, qua viene 4 per 4, 16 meno 1, 15. Da quest'altra parte mi viene a meno 2 veniva 4 meno 2 che faceva 2, questa volta mi viene 4 più 2 che fa 6, ma comunque 15 sesti è comunque maggiore di 2, quindi questa zona qua mi interessa. Allora, da questo ragionamento cosa segue? Segue che le soluzioni di questa disequazione sono x, ah qua ho sbagliato in effetti, siccome questa si annullava a meno 1, perciò ho fatto una verifica, non è che ho sbagliato, ho fatto una verifica di troppo, cioè infatti mi è venuto qua, non andava bene, a destra di 1 non andava bene, 1 non era un punto qui perché non si annulla questo, 1 più 1 fa 2, tutta questa zona qui no, semplicemente ho fatto una verifica che non dovevo fare. Quindi quali sono le soluzioni? Sono questa semiretta, questo intervallo tranne questo punto e questa serie, che vuol dire x minore di 1 meno radical 3, scusate, di questo punto qua, meno 1 meno radical 7 sesti, con x diverso da meno 1, oppure x compreso tra 1 meno radical 3 mezzi e meno 1 più radical 7 sesti con x diverso da 0, oppure x maggiore di 1 più radical 3 mezzi. Cioè, dovete fare, siccome poi interessa maggiore stretto di 2, non quando è uguale a 2, dovete fare minore stretto di questo punto qua, di questo punto qua, però togliendo il meno 1, perché abbiamo visto che meno 1 annulla il denominatore, quindi a me interessa questa zona qui, questa zona qui. Poi mi interessa questo intervallo qui, però togliendo il punto 0, e poi mi interessa questa semiretta qua. Posso anche scrivere da meno infinito fino a meno 1, unito da meno 1 fino a qua, unito
da qua fino a 0, unito da 0 fino a qua, unito da qua. Viene complicato? Viene complicato. È venuto un po' più complicata di quello che intendevo, io me la sono emendata molto. Si può fare. In questo caso, vabbè, ci ho messo 20 minuti io, mezz'ora io, voi ci mettete di più, però si può fare. Se ci fate caso, con l'equazione si può fare, si può controllare. Provate a farlo come vi hanno detto alle superiori con le disequazioni. Non uscite di qua. Manco dopo 2 ore la fate. Provate. Allora, però, cerchiamo un attimo. Io adesso ho tirato un po' in lungo, adesso dobbiamo fare una piccola pausa. Però, cerchiamo di capire cosa abbiamo fatto. Noi abbiamo preso la disequazione, abbiamo detto no, io le disequazioni non le so studiare, studio l'equazione corrispondente e mi trovo i valori sono 4, sono questi 2 e questi 2, chiaro? Poi allora, vedete che in corrispondenza di questi valori, di tutti e 4 i valori, il fatto che la disequazione sia soddisfatta cambia. Vedete, a sinistra di questo valore è soddisfatta, a destra di questo valore no. Non è una regola generale, però questo qua ci conferma che abbiamo fatto bene. Perché? Questa è una funzione. Questa funzione, vedremo durante il corso, è una funzione continua. Il fatto che ci sia il modulo fa sì che quando arriva a 0 la funzione non può andare sotto 0 ma deve rimbalzare. Però quando è vicino a 2, se è una funzione continua, molto probabilmente passerà, c'è sempre la possibilità che faccia così, tocchi 2, questo è il livello 2, no? Che tocchi 2 e torni sopra, però molto più probabilmente passerà da sopra 2 a sotto 2 o da sotto 2 a sopra 2. Quindi cosa succede? Quando vado a considerare questo valore, beh, qua la funzione valeva più di 2, qua la funzione vale meno di 2, quindi questa zona la devo considerare, questa no. Qua valeva meno di 2, quando arrivo a questo valore dove vale 2, qua vale più di 2, quindi questa zona non la devo considerare, questa zona sì. Capita pure qua, passa da sopra 2 a sotto 2, qua capita pure qua, passa da sotto 2 a sopra 2. Ok? Quindi è logico, funziona. Perché qua questi controlli qua io potevo in realtà evitarli. Perché? Perché quando si annulla il denominatore, che succede a quella frazione? Quindi se mi metto vicino, quando il denominatore è vicino a 0, questa frazione sarà molto grande. Poi ci metti il valore assoluto, quindi sarà molto grande e molto positiva. E che può succedere quando passo da qui a qui? Semplicemente magari cambia il segno del denominatore. Magari sì, magari no. Però se cambia il segno, magari qua il rapporto a sinistra veniva molto grande ma positivo, a destra viene molto grande ma negativo, ma siccome c'è il valore assoluto, viene molto grande e sempre positivo. Così. Per esempio, mi metto un punto appena a sinistra di questo valore e il rapporto mi viene meno 100. Il valore assoluto fa 100, è maggiore di 2, sì. Da quest'altra parte mi fa 100 e quindi è maggiore di 2. Chiaro? E cosa mi dice la verifica? Mi dice che questa zona va bene e questa zona va bene. Sì, perché quando il rapporto è molto grande lo prendi il valore assoluto, è sicuramente maggiore di 2. Stesso discorso accade a cavallo del punto 0. A cavallo del punto 0 quei rapporti sono molto grandi, presi il valore assoluto sicuramente è maggiore di 2.
E infatti quelle due zone dovute, sicuramente le ho dovute prendere tutte e due. Quindi alla fine, però questi punti non li possiamo prendere. Perché non li possiamo prendere? Perché in quei punti quel rapporto, quella funzione non è definita. Poi se io non avessi messo il valore assoluto, comunque questi punti potevano fare da spartiacque, perché se qua il rapporto una volta è molto grande, però se una volta è positivo e una volta è negativo, siccome a me interessa dov'è maggiore di 2, dalla zona lo devo prendere, dall'altra zona non lo devo prendere. Quindi qual è il concetto? Il concetto è: prima si studia l'equazione, si vanno a trovare le soluzioni, si piantano come questi punti delle soluzioni, poi si vanno a studiare i punti dove la funzione non è definita. In questo caso è molto semplice, si scrive una funzione razionale, i punti dove la funzione non è definita sono gli zeri, o le zone dove la funzione non è definita sono gli zeri del denominatore. Chiaro? Poi, una volta che ho fissato, purtroppo in questo caso erano 6 punti, quindi devo fare 7 zone, no? Perché 6 punti ripartiscono la retta in 7 zone, 2 semirette e 5 intervalli in mezzo. Prendo un punto in ogni zona, calcolo questa funzione in questi 5 punti. Se in quel punto la disequazione è soddisfatta, tutta la zona va bene. Perché? Prendiamo per esempio a meno 3, faccio il calcolo, mi viene maggiore di 2. Mo, tutta questa zona, in tutta questa zona la funzione deve essere maggiore di 2. Perché? Beh, è la funzione, vedremo durante il corso, è una funzione continua, cioè varia con continuità. Se passava da sopra a 2 a sotto a 2, doveva passare per un punto in cui valeva 2, ma il primo punto in cui la funzione vale 2 è questo. Oppure poteva essere anche che la funzione andava, che ne so, a meno infinito e poi ripartiva da sopra. In questo caso non è possibile che la funzione è positiva, ma per un'altra funzione potrebbe essere, no? Oppure va più infinito e riparte da sotto. Allora, se mi interessa dove è maggiore di 2, da qua mi interessa, e il punto in cui non è definita mi fa cambiare la condizione, quindi anche questi punti mi interessano. Però se in un punto di questa zona la disequazione è soddisfatta, in tutta la zona la disequazione è soddisfatta. Se in un punto di questo intervallo la disequazione è soddisfatta, in tutta la zona la disequazione è soddisfatta. Adesso lo rifaremo. Non intendevo fare un esempio così complicato come secondo esempio, però adesso facciamo una piccola pausa, poi